Ebbene sì. Sì. Vi annuncio che lo sto facendo. Sì, siamo ritornati su Five. Sì, su Five Nights at Warriors. Che sarebbe lui. Poi Warriors, ma metti Wario, che Wario è uno, tranne Mario e Wario, cioè, ma cambia quello. Bene ragazzi, siamo arrivati alla quarta notte, vi ripeto che io sto facendo adesso lo stesso giorno il video, ma lo pubblicherò in altri giorni, perché poi a me è capitato che non mi ha salvato fino alla terza notte, mi ha fatto rinunciare tutto al capo, e a me questo non va bene. Il gioco è di la WW Wario, l'idea originale di Scott Cawthon, titolo, cioè mi sa quello che l'ha provato, oppure quello che ha inventato il titolo, non saprei. Battitude, vedete voi come si pronuncia, lo scrivete nei commenti, che io l'ho detto, lo ridico io con l'inglese, non sono bravo. Allora, noi siamo arrivati alla quarta notte e dobbiamo riuscire a fare la quinta notte. Io so che sarà un disastro. Allora, io, ditemi nei consigli, cioè se volete che io facci tipo così e così, anche se è un po' rognoso, quindi un po' di telecamere forse è meglio, non ve lo chiedo di scriverlo, perché io le telecamere guarderò. Ciao. Ah, è scomparso. Bene. Some things has been going on. The machines keep turning on and off, and there seem to constantly be some kind of glitch in the system. And yesterday, an employee found, well, two teeth in the basement. So yeah, weird things has been going on. So we decided to close it off, at least for a while. One could think that there are some intruders trying to get the secret recipe. If you didn't know, Wario and Waluigi had a secret recipe that I'm sure many people really wanted to have. Apparently they came up with this recipe at an old location. Yeah, so apparently Wario and Waluigi ran a little shop or something before this factory was opened. But it should be very hard for any thieves to get into the factory. If you haven't noticed, this factory has two entrances. And both of those entrances are heavily locked, so any intruder getting in should be impossible. And speaking of intruders and people inside a factory, you haven't heard any voices of some kind? Well, as I was leaving my day shift yesterday, I could swear I heard a voice coming from inside a factory. It said something like, "Stop him and help me," or something. I don't know. It's weird though, because it really sounded like that Luigi guy you would miss him. So anyways, just get through this night, and you will probably have a day off tomorrow. We'll send you a letter in the mail. And keep an eye out for something unusual. Anyways, good luck, and I'll talk to you tomorrow. Sempre, always. Anyways, good luck, and I'll talk to you tomorrow again. Ok ragazzi, vi riassumo un po' il tutto. Continuiamo se... ok, non ci sono. Vi riassumo un po' la situation. Allora, sì, allora Mario è scomparso e non solo. E si sta creando sempre, alleluia. Sta sempre creando. Ecco. Si sta creando una falla di... no, non una falla, come si dice, un problema nella sicurezza, no? Quindi però la voglio ritenere aperta. Io forse so chi è che sta creando questo problema, quale fantasma di quale corpo sta facendo questo problema. Indovinate un po', Mario. Inizio con la M, Mario, non Wario, ma Mario. Wario sarebbe un miracolo. Perché non aggiungerci Mario? Già, lo odio io, Mario. Ma c'è... sì, tanto si teletrasporta, cioè...
mamma mia ragazzi, lo so che spreco troppo con le telecamere, però il bello che i rumori viene da qui, sono troppo sono fatti veramente bene. Cioè il rumore sembra che ti arrivi, ma non è vero, cioè sono già fortunato che non sono morto nella realtà. Sapete, io odio questo gioco. Ecco, mi tocca fare così. E vediamo chi arriva per primo. Luigi, per favore, non mi fare sprecare questo dolce. Cioè, io se voglio posso continuare così all'infinito. Tanto guarda le telecamere, cioè che bisogno c'è, tanto spreco più. Tanto il mouse mi si è impazzito. Mi sa che Mario è veramente entrato nel mio computer. Poi c'ho sempre. Oddio! Mario, te cosa ci fai? No, spiegami, va. Di che cosa parliamo? Che te sei l'unico qui. Ok, io chiudo tutte e due queste porte, scusate ragazzi. Ok, ok. Oh, è una specie di Gold Freddy Mario, quindi. Quindi Mario sarebbe. Stavo dicendo, prima che mi interrompeva quel maledetto, che Mario sarebbe il problema, cioè il problema che sta creando. Sarebbe lui il problema. Cioè, sono le due, sono già poco così, poca energia. Ti prego, dimmi che è uguale a Luigi che si è andato da. No, è Mario. Mi sa che questa notte non ce la farò. Ah, ecco, Wario. Cioè, prima era qua Luigi, adesso è Wario. Perché io ho sempre paura che io controllo qui. Cioè, controllo i due lati, cioè, l'unica cosa che posso controllare. Mi sa che oggi qualcuno mi. Dimmi, ti prego. Ma che cosa? La volta, ecco. Wario, vieni qua, capito? Io vado in là. Sì, ok. E poi Waluigi dice, cioè Wario dice la stessa cosa. Ok, sono le 4:71 di energia. Forse c'è. Cioè, guarda, ma cosa? Come si fa? No, io buon controllo qui, ecco. Cioè, capito? Fanno una alla volta. E vengo io, sì, ok. Ok, così posso dire abbada lui e posso dire. Ecco, che bello. No, cosa cacchio faccio? Ok, se no, cioè, quindi non fanno più. Vai, vieni te, vieni, vengo io. Sì, basta che non ci sia ancora qualcuno. Oddio, c'è Mario. Ah, lui torna indietro o sono avanzato lui? Poi è rimasto lui. Alle. Oddio, no, c'è la guardia. Sono 5, ragazzi, sono 5. Sono le. Oh, io voglio continuare. Io per ora continuo a fare così, Cioè, scusate ragazzi, però. Così ce l'ha. Sì, ma se. Okay, io se posso cominciare a controllare un po'. Ok, stavo per dire P ce l'ho se fa. Ok, togliamoci Mario. Ma sempre finisco tutte ste notti con. Così. Cioè, oramai mi rimarrà il dito così. Proprio mai una notte che lo finisca così. Forse l'altra notte l'ho finita in un altro modo, però. Mm.
Ok ragazzi, cosa cacchio? Vabbè, è impossessato quindi è inutile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento e noi ci vediamo nel prossimo video di l'ultimo video. Poi mi farà no, noi vogliamo che te ti prendi altri colpi. E io dirò sì, così non mi prendo altri colpi di Five Nights at Warriors. E noi ci vediamo al prossimo episodio.